intervento diamo la parola al presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano, a Roberto Cenati, presidente dell'ANPI provinciale di Milano. La sanguinosa strage di Piazza Fontana, che provocò 17 morti e 88 feriti, fu preceduta da preoccupanti segnali, già evidenziati nel documento del Comitato Permanente Antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano, all'indomani delle bombe neofasciste della fiera campionaria e della stazione centrale del 25 aprile del 1969. Nel documento del Comitato Antifascista del maggio si denunciava l'intensificazione dell'attività criminosa neofascista, la mancata identificazione di esecutori e mandanti da parte, si sottolineava, della struttura dello Stato non rinnovata e non aderente agli ideali della Repubblica e della Resistenza. Con la strage di Piazza Fontana si volevano fermare i processi di riforme della nostra società, frutto delle lotte dei lavoratori, dell'avanzata delle forze di progresso. Il 69 fu l'anno in cui ci si batteva per lo statuto dei lavoratori, per l'unità sindacale, per ottenere non solo migliori condizioni contrattuali, ma per una società più giusta. Nel 1970 vengono approvate le leggi sullo statuto dei lavoratori, la più avanzata e importante conquista sociale del dopoguerra, e questo lo voglio sottolineare. Furono poi approvate le leggi sull'ordinamento, sempre nel 70, regionale, e sul divorzio. Negli anni successivi seguiranno quelle sulla parità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro, sulla riforma del diritto di famiglia, sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, sulla chiusura dei manicomi, sull'interruzione di gravidanza, sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Tutto questo avvenne grazie alla mobilitazione del mondo del lavoro, del sindacato e delle forze democratiche, degli studenti, in presenza di un sistema parlamentare, lo voglio sottolineare, bicamerale, in un periodo in cui il percorso parlamentare delle leggi era più accidentato di oggi. Ma la politica allora era dotata di progettualità, era più attenta alla società, ai suoi bisogni, alla cultura e ai diritti. La rivoluzione dei diritti ha attraversato gli anni 70 e ci ha consegnato un'Italia più civile. Con la strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, del Treno Italicus, di Via Fatebene Fratelli, di Peteano, di Bologna, si attuò quella strategia della tensione che tante vittime innocenti doveva provocare e che aveva come suo obiettivo quello di minare le basi del nostro regime democratico. Milano e l'Italia hanno corso un grave pericolo, un gravissimo pericolo. Se Milano avesse ceduto alla paura, il corso degli avvenimenti avrebbe potuto essere un altro. E il 15 dicembre 1969, ai funerali, Piazza Duomo era affollata all'inverosimile. Quei cittadini, quegli operai, quei lavoratori, quegli studenti sono stati garanzia di democrazia per il nostro Paese. E anche oggi abbiamo più che mai bisogno che i lavoratori, il sindacato, i giovani, le donne, i cittadini siano garanzia di democrazia nella difficilissima fase politica, economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando, caratterizzata da una caduta senza precedenti dell'etica pubblica, da manifestarsi quasi quotidiano di fenomeni di corruzione, sino alla scoperta di infiltrazioni della criminalità mafiosa nella stessa amministrazione pubblica e del controllo sugli appalti pubblici da parte dei terroristi neri dei NAR, come è avvenuto a Roma. L'abisso tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e politica, si va facendo sempre più profondo. Occorre una vera e propria rigenerazione della politica, che deve essere posta al servizio della collettività e del bene comune, come l'intera vicenda resistenziale ci ha insegnato.
La gravissima crisi recessiva che investe l'Europa si intreccia poi con una serie di movimenti neofascisti particolarmente forti in paesi come l'Ungheria, la Grecia e la stessa Francia. Ma anche nel nostro paese, che se ha sconfitto il fascismo militarmente non l'ha fatto storicamente e idealmente, e a Milano, città medaglia d'oro della resistenza, dobbiamo registrare reiterarsi di manifestazioni e iniziative di tipo fascista. E noi chiediamo con forza, in vista del 70° anniversario della liberazione, alle istituzioni, alle autorità cittadine, alle autorità pubbliche, l'impegno forte e determinato volto a impedire che a Milano, capitale della resistenza, venga invasa e oltraggiata da simboli e manifestazioni neonaziste e neofasciste. Ricordare oggi la spaventosa e orribile strage neofascista di Piazza Fontana ha anche questo significato: richiamare i pericoli che la nostra democrazia sta ancora correndo. Ma in questo giorno il nostro pensiero non può non andare alle vittime inermi di quella strage, a quei semplici lavoratori e commercianti la cui vita e le cui speranze sono state spezzate, e al dolore inconsolabile dei familiari, alle loro sofferenze e delusioni patite in questi lunghissimi anni. E il nostro commosso ricordo non può non andare alla 18ª vittima di Piazza Fontana, Giuseppe Pinelli. Fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda e tragica fine. Anche ai familiari di Pinelli va la nostra solidarietà commossa. Ma ricordare non basta. La memoria deve essere contestualizzata storicamente se vogliamo che non si traduca solo in un semplice ricordo. Risulta ormai accertata storicamente la responsabilità neofascista e neonazista degli attentati del 12 dicembre 69, così come evidenti sono le connivenze dei servizi deviati dello Stato, i depistaggi e le coperture internazionali. Dobbiamo tuttavia rilevare che quando nel 2005 la Cassazione confermò l'assoluzione di Delfo Zoghi e Carlo Maria Maggi, nel processo scaturito dalla nuova indagine del giudice Salvini, molti pensavano che fosse la fine. Al contrario, quella sentenza, confermando l'impianto dell'indagine, il ruolo operativo di Ordine Nuovo nel Veneto, la partecipazione di Freddy Ventura e la colpevolezza di Carlo Di Giglio, reo confesso, ha definito una volta per tutte il perimetro delle responsabilità dell'estrema destra. Ci troviamo di fronte allora all'identificazione di un gruppo di persone, alcune delle quali, anche se non più punibili come Freda e Ventura perché assolte per insufficienza di prove in via definitiva, sono state raggiunte dal riconoscimento processuale della colpa. Ma è poco, troppo poco per un paese civile, troppo poco per poter dire ai giovani che tutta la verità non è stata definitivamente accertata e che la giustizia non è arrivata a condannare i responsabili di quelle tragedie. Il nostro Stato porta su di sé il grave peso di una democrazia incompiuta per le stragi impunite, le deviazioni accertate, le vittime a cui non è stata resa giustizia. Sulle stragi neofasciste che hanno insanguinato l'Italia, giustizia non è stata fatta, nonostante gli sforzi di alcuni onesti e impegnati magistrati. Ma noi non ci arrenderemo, abbiamo un compito ben preciso, quello della memoria. Quanto accaduto 45 anni fa deve diventare parte di una consapevolezza storica dell'intero paese, non soltanto delle giovani generazioni, ma dei tanti, dei troppi che hanno dimenticato. Non ci accontenteremo però della sola memoria. Continueremo ad esigere e a pretendere tutta la verità sugli autori materiali, sui mandanti, sui depistatori e su coloro che all'interno dello Stato hanno spinto nella direzione contraria alla ricerca della verità.
Continueremo a cercare qualsiasi frammento di verità rimasto nascosto, perché non potremo dirci una nazione democratica se non avremo risolto quei tragici fantasmi storici e lo scandalo della loro rimozione. Ci batteremo, e concludo, per respingere ogni tentativo di eversione e di disgregazione della vita democratica, quale che sia la forma in cui esso venga attuato, esigendo rispetto della verità, della convivenza civile, dei valori fondanti della nostra democrazia, la difesa, l'applicazione e l'attuazione della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, baluardo e faro della nostra democrazia. Grazie.